Parlando di festival e parlando di libri, come sempre qui nel posto delle parole incontriamo i nostri ospiti, in questo caso con una serie di conversazioni per anticipare alcuni incontri del Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Quest'anno il tema è macchine, lo abbiamo già analizzato da diversi punti di vista. Adesso incontriamo un altro ospite che sarà a Carpi sabato 19 settembre, domani. A Sassuolo, mi pare. A Sassuolo, a volte i programmi cambiano, in ogni caso al Festival Filosofia. Mi pare che ci sia. Nella scheda c'è scritto Carpi, ma sono possibili. Allora sarà Carpi. Sono possibili. So. Almeno detto Sassuolo. Sono possibili errori. Intanto, Massimo Cacciari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie per essere insieme con noi per andare a sondare quello che è il pensiero del suo piccolo ma intenso, profondo libro, cento e qualche pagine ma di una straordinaria profondità. Il lavoro dello spirito, Geistigarbeit. Ecco, professor Cacciari, anzitutto questo libro è un omaggio a una straordinaria figura, Max Weber, ma dal suo punto di vista, ragionavamo poco prima di andare in onda, ma la figura di Max Weber, a 100 anni dalla sua scomparsa, a suo avviso, com'è stata sottolineata? Beh, è stata studiata ed analizzata in particolare secondo una dimensione sociologica, che era certamente il suo primo mestiere, ma del tutto sottovalutata la pregnanza filosofica, culturale e filosofica della sua opera, i suoi rapporti con tutto il grande pensiero della crisi, la sua vicinanza per tanti versi anche ad un pensatore come Nietzsche, e poi tutto il suo dramma politico di uomo anche impegnato in politica, impegnato ai massimi livelli, anche se sempre questo suo impegno è finito in dolorosi insuccessi. Quindi tutta questa dimensione a volte viene sottovalutata, a volte viene messa tra parentesi, mentre secondo me è quella centrale proprio in questo senso. Il mio libretto appunto sottolinea gli aspetti filosofici dell'opera weberiana che più direttamente si possono collegare a certe idee chiave anche del grande pensiero razionalistico e idealistico. E traguardando ovviamente attraverso il pensiero filosofico e non solo di Max Weber, quello che la sua idea e le sue parole riescono a risuonare ancora oggi, e quanto risuonano nel suo libro, Massimo Cacciari? Sì, c'è un aspetto che è più risonante, per così dire, è quello che riguarda il concetto di lavoro intellettuale, che io ho tradotto lavoro dello spirito, nelle sue due dimensioni, quello scientifico e quello politico, e la difficoltà e la complessità del loro rapporto, che è al centro dell'analisi weberiana. E questi sono temi da un certo punto di vista più, diciamo, studiati, più scontati, e cioè il lavoro intellettuale come professione, significato di professione, di responsabilità, le due diverse forme di razionalità che sono in atto nel lavoro scientifico da un lato e nel lavoro politico dall'altro, sono tutte analisi molto battute. Però il punto che non si comprende è la drammaticità appunto del rapporto tra queste due dimensioni. Il mio discorso è uno sviluppo del discorso weberiano, non è tanto un'analisi interna, parte da Weber per mettere in evidenza che nell'analisi di queste due forme del lavoro intellettuale, quella scientifica e quella politica, dall'analisi di queste due forme nasce un problema colossale per il moderno, che, diciamolo in breve, è il rapporto tra sapere e potere. Da un lato hai un sapere che certamente deve, per funzionare, essere sempre più incardinato all'interno del sistema economico, ma d'altra parte vuole e deve mantenere la propria libertà, quella che i moderni dicevano libertas philosophandi,
e dall'altro un politico che certamente ha una razionalità diversa rispetto allo scienziato, perché il suo è un dover essere, non è l'analisi e la conoscenza vera dell'essere, del fatto, è un dover essere. E d'altra parte, se questa sua razionalità non è razionale, cioè non si inserisce in un sistema, non è organizzata, non è responsabile, non sa calcolare il suo progetto e non sa indicare la via e la più economica per raggiungere l'esito che si ripromette, diventa fonte di irrazionalità, diventa cattivo governo, diventa cattiva amministrazione, diventa demagogia, diventa populismo, diremmo noi, eccetera, eccetera. Quindi il problema è non quello dell'analisi semplicemente di queste due forme del lavoro intellettuale, ma porre il problema del loro rapporto, cioè costruire il loro rapporto intorno a dei fini nei quali si possano riconoscere sia la scienza sia il potere. Sia la scienza sia il potere, anche se necessariamente il ripensare di Massimo Cacciari la critica weberiana, ripensarla pensando al nostro presente, no? Non solamente come il pensiero di Feuerbach, la politica come nuova religione, ma qualche cosa di sicuramente più profondo che va incontro a quello che lei diceva poco fa della libertas philosophandi, Massimo Cacciari. Cioè, certamente io ho scritto tante cose su Weber, perché questo autore, diciamo, è un angelo custode da quando ho cominciato a leggere e scrivere, possiamo dire. Quindi sono tanti le indicazioni, le note intorno a questo autore. Tra l'altro mi piacerebbe citare anche la mia introduzione, che è più specifica, più analitica, i due saggi, quello dedicato alla politica come professione e quello dedicato alla scienza come professione, editi da Mondadori poco tempo fa. Il problema sarebbe impietoso, insomma, proiettare il grande discorso di Weber sulle miserie del nostro agire politico, perché è chiaro che mancano proprio i termini chiave, è quello che prima dicevo, cioè sottolineare la forza e la necessità dell'organizzazione. Nel mondo contemporaneo non c'è nessuna organizzazione razionale che possa non dotarsi di strutture competenti, di classi dirigenti adeguate, formate, eccetera, eccetera. Se la politica si limita ad essere movimento, sarà impotente rispetto a che cosa? Ma le grandi potenze dell'epoca, quelle economiche, quelle finanziarie, quelle tecniche, quelle scientifiche, è evidente. E quindi una politica che non si organizza, una politica che non ha al suo interno le competenze necessarie, una politica che chiacchiera, è una impotenza politica, è la politica dell'impotenza. E su questo tema Weber richiama sempre i politici. Il mio discorso è per rendervi più potenti, non è una critica decostruttiva, non è una critica impolitica, è una critica massimamente politica. C'è bisogno di un politico forte, e evviva Dio se c'è bisogno di un politico forte. C'è bisogno di un politico forte, perché le altre potenze, quelle scientifiche incardinate nel sistema economico e le potenze del sistema economico, finanziario, produttivo, eccetera, e di per sé non creano, questo è il tema del libro, non creano quello che anche la scienza aveva promesso e anche la grande politica del moderno aveva promesso, il sistema della libertà, perché questo avevano promesso. La scienza moderna, Cartesio, Spinoza, Leibniz, questo avevano promesso questo, questa era la filosofia della scienza moderna, questa era la coscienza della scienza moderna. Io creo le condizioni perché si realizzi un sistema della libertà. E questa bandiera aveva preso la politica moderna, e qui cito proprio i grandi idealisti, Fichte in primis, proprio questo era il discorso, ma anche degli Hegel, degli Schelling. E in parte viene ripreso proprio anche
dalla sinistra hegeliana, da Marx, però con un vizio fondamentale per Weber, che è un vizio romantico. E prima citavo appunto il motto di Feuerbach, che lì è romanticismo. Certo che la politica non può essere sola al comando, certo che non può essere una religione. Se c'è una religione oggi è la religione della scienza, a dispetto degli scienziati veri, ma non potrà mai più essere la politica la religione, mai. Quindi realismo, disincanto, come dice Weber alla scuola di Nietzsche, disincanto. Ma questo non significa in politica come in Nietzsche invece, no, significa volere costruire una politica più forte, una politica effettiva. Vedo qui una sottolineatura a proposito della libertà, che poi è anche un atto di responsabilità, la libertà, ecco, responsabilità globale, lei scrive, per il politico è saper rendere ragione del proprio agire e insieme riconoscersi colpevole della insuperabile componente irrazionale che in questo stesso agire si esprime. Ora, qui... Questo è un passaggio forse difficile, ma insomma è necessario. Credo anche chiaro da capire, no? Il politico, prima dicevo, il mestiere del politico ha a che fare, la professione, diciamo, ha a che fare con il dover essere. Il politico ha un obiettivo da raggiungere, non analizza la situazione. Se si limita ad analizzare la situazione, sarà il sociologo, sarà il politologo, ma non è il politico. Sono gli scienziati che analizzano il fatto. Il politico deve indicare qualcosa che non c'è, che non è ancora dato, ma deve indicarlo realisticamente sulla base di una analisi della situazione e indicando anche il percorso per cui pensa di poter raggiungere quell'obiettivo. Questo è essenziale, questa è responsabilità, ma il politico è responsabile non nella misura in cui ci dà la fotografia di un fatto, ma nella misura in cui ci convince della bontà del suo progetto. E quindi la politica ha a che fare con la convinzione, c'ha l'elemento di responsabilità che lo lega anche alla dimensione scientifica, ma poi c'è in più l'elemento della convinzione. Ma la convinzione ci mette in una situazione, noi democratici, e Weber era democratico e capiva bene questo paradosso, questa se vuole aporia della democrazia, capiva bene che sì, io per fare politica devo essere convinto delle mie idee, ma nello stesso tempo non posso pensare che le mie idee siano la verità. E quindi mi sento in questa situazione, come dire, anche di colpevolezza nei confronti delle altre idee. Non posso accogliere la tua idea. L'ascolto, ci metto dentro tutta l'attenzione possibile, ma alla fine non posso accoglierla, mi dispiace di non poterla far mia, hai capito? Massimo. Questo è fondamentale, questo è l'atteggiamento del vero democratico, sentirsi in colpa rispetto alle idee che tu non puoi accoglierle, non ritenere che siano il male, ma semmai all'opposto. Anche se la catastrofe in ogni istante. Sarebbe un bene poterci accordare tutti, metterci tutti ad una corda, con un cuore solo, l'immagine del Lorenzetti a Siena nel buon governo. Ma non è più così, non è più possibile così. La democrazia è conflitto di idee, è conflitto di interessi. Ma tu, se sei un politico responsabile, devi sentire il dramma di questo. E quindi in qualche modo devi sempre lavorare in qualche modo perché il conflitto venga risolto senza che nessuno venga penalizzato. E lavorare secondo questa idea regolativa, pur sapendo in forma del tutto disincantata che la democrazia è conflitto, che la città, la polis è polemos, come ci insegnava Giambattista Vico. Il lavoro dello spirito è un lavoro profondo che abita il tempo alla luce della nostra vita, che lo vogliamo o meno. Massimo Cacciari, ma mi scusi la domanda, ma qualche politico le ha commentato questo suo nuovo libro, Il lavoro dello spirito? Il politico no, naturalmente. Ma guardi, l'ultima stagione
avendo fatto politica anche in vita mia, direttamente, no? Tra i pochi che non sono soltanto politofici, diciamo, e quindi so bene tutte le difficoltà, eccetera, ma l'ultimo momento in cui in Italia ci fu un confronto anche molto aspro, molto duro, ma che dimostrava un interesse del politico nei confronti di idee, di analisi, di studi, di filosofie. L'ultimo momento fu tra anni 70 e 80, dopodiché con la fine della sinistra italiana, della cosiddetta sinistra, non è più esistito nessun rapporto, né di accordo né di disaccordo, semplicemente nessun rapporto. Proprio perché la potenza effettuale del politico... Un'assoluta ignoranza. Ma ecco dove dovrebbero ragionare, che è direttamente proporzionale a questo assoluto ignoriamo. Ripeto, non polemizziamo, non contrastiamo, assolutamente no, ignoriamo. Parallelamente a questo ignoramus è cresciuta l'assoluta impotenza del politico. Questo dovrebbe far ragionare i politici. E poi più depotenziamo, più loro essere al seguito del sondaggio, al seguito dell'incapacità di guidare chi che sia, che è palese, evidente, è cresciuta parallelamente a loro ignoriamo quello che gramscianamente si diceva la battaglia delle idee. Proprio perché meno diamo spazio e forza effettuale al politico, e necessariamente cresce, asserisce lei, all'interno delle istituzioni la componente demagogica plebiscitaria, cosa che tocchiamo con mano proprio anche in questi giorni. È inevitabile, è assolutamente inevitabile, e nessuno l'aveva capito, inteso, e ne era più disperato di Max Weber. Massimo Cacciari, Il lavoro dello spirito, pubblicato da Adelphi, e Il lavoro dello spirito sarà presentato anche al Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guarda, in questi giorni mi ha fatto compagnia il libro che forse amo di più, ma mi vergogno quasi di dirlo perché è talmente scontato. Che, e qual è? Ma l'ho dovuto fare per un saggio che devo preparare per l'Accademia dei Lincei e per altre conferenze. Questo libro è La Divina Commedia. Devo preparare un breve scritto sul Dante della Germania, sul Dante letto dai tedeschi, dalla filosofia, dal pensiero tedesco, a partire dagli idealisti fino al contemporaneo. Ho in mano la Divina Commedia. E un certo qual modo, Massimo... Il 20 è stato l'anniversario di Weber, e il 21, sarà l'anniversario di Dante. E in che modo il pensiero di Dante, le chiedo ancora questo, attraversa la Geistige Arbeit, il lavoro dello spirito? È la convinzione politica, l'idea della grande politica come grande fine, non semplicemente una zecca razionalità, una razionalità a scopi, ma l'immagine di un grande fine che regola razionalmente tutto il percorso per raggiungerlo. È la grande idea della Repubblica, della monarchia universale, dell'impero in Dante. E la comprensione che in questo percorso e quindi nella convinzione, nell'etica della convinzione, vi è una dimensione religiosa, e non può non esservi. Da qui il gioco di Weber, Beruf, richiama Berufung, che è proprio la vocazione religiosa, la professione, anche nella nostra lingua, no? Professione non è mica soltanto fare professione di avvocato, di medico, eccetera, è anche professione di fede. Ma questo è proprio all'origine dell'idea di professione e di lavoro come professione nel mondo moderno, soprattutto ovviamente nel mondo protestante calvinista. Quindi queste sono
sono grandi idee che hai in tutti i grandi, più o meno, insomma, in tutti i colossi della nostra civiltà. Hai, quando parlano di politica, parlano di politica così, oppure al rovescio parlano di impolitica. Allora, le grandi pagine di Nietzsche su questi argomenti, e anche del giovane Mann, perché le considerazioni di un impolitico di Mann, che io cito nel mio libretto, sono un libro straordinario, insomma, per capire la civiltà europea contemporanea e la sua crisi. Grazie, grazie davvero Massimo Cacciari per il tempo che ci ha dedicato qui nel Posto delle Parole. Buona serata. Grazie, buonasera, grazie.